Buonasera e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG, andiamo con le ultime notizie. In Italia è archiviato il periodo delle festività, torna il sistema per fasce gialla, arancione e rossa. In attesa del report settimanale dalla cabina di regia che arriverà sul tavolo del Ministero della Salute, diretto da Roberto Speranza, questo venerdì, il 7 e l'8 gennaio, tutte le regioni italiane saranno collocate in fascia gialla. Ciò significa che in queste date i ristoranti e i bar chiuderanno alle ore 18 con consegne a domicilio consentite fino alle ore 22, mentre i negozi resteranno sempre aperti. Da sabato 9 o domenica 10, quando Speranza firmerà le nuove ordinanze, invece scatteranno nuove restrizioni di tipo arancione o rosso nelle regioni con un indice alto di diffusione del Covid-19. È ormai quindi tutto pronto anche per l'ufficialità del decreto ponte che disciplina le misure anti-Covid-19 nel nostro paese dal 7 al 15 gennaio. Il Consiglio dei Ministri infatti ha approvato il nuovo decreto con le linee guida per la prossima settimana. Stop agli spostamenti tra tutte le regioni, zona arancione il 9 e il 10 gennaio, con bar e ristoranti quindi chiusi e che fa parte solo di alcune delle decisioni prese dal Consiglio dei Ministri. Fa eccezione la riapertura delle scuole e dei licei con il ritorno in classe scaglionato l'11 gennaio. Per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio, quindi 2021, vige il divieto su tutto il territorio nazionale di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, al proprio domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 l'applicazione su tutto il territorio nazionale delle misure previste per la cosiddetta zona arancione, articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato il 3 dicembre 2020. Saranno comunque consentiti negli stessi giorni gli spostamenti dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti entro 30 km dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. C'è la possibilità anche in zona rossa di spostarsi una sola volta al giorno in un massimo di due persone verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone però convivono. Gli spostamenti verso abitazioni private altrui saranno consentite solo nel proprio comune e non nella propria regione, come indicato dalla notte. Il testo infatti prevede che nei territori inseriti nella cosiddetta poi zona rossa sia possibile spostarsi una sola volta al giorno in un massimo di due persone. In sostanza, si spiega da Palazzo Chigi, è ammesso andare a trovare amici e parenti, ma solo nel proprio comune. Arriva puntuale il bollettino odierno dei contagi Covid-19 dall'unità di crisi della Protezione Civile Italiana. In Italia sono 15.378 i nuovi contagi da coronavirus resi noti nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Si registrano inoltre 20 morti, a cui si aggiungono altri 21 pregressi riguardanti il periodo tra il 16 novembre e il 22 dicembre 2020. Il totale dei contagiati da inizio dell'emergenza sanitaria sale a 2.181.000 1.619 unità. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 649, mentre ieri erano 348. Arriva anche puntuale il bollettino odierno dell'unità di crisi regionale campana sul coronavirus. I positivi del giorno sono 688, di cui asintomatici 648 e sintomatici 40. I tamponi del giorno sono stati 7.425, per un totale positivi di 193.853 unità e un totale tamponi di oltre 2 milioni. I deceduti del giorno sono 33, 11 nelle ultime 48 ore e 22 in precedenza, ma registrati solo nella giornata di oggi. I guariti sono 1.792, per un totale guariti di 114.518 persone. Il report posti letto su base regionale indica posti letto di terapia intensiva disponibili 656, di cui occupati 97, mentre per la degenza sono disponibili 3.160 posti, occupati 1.372.
Dopo un duro scontro tra governo e regioni sulla data di apertura delle scuole superiori in presenza, si è giunti ad un accordo per l'11 gennaio, anche se il capodelegazione del PD, Dario Franceschini, aveva proposto di rinviare l'apertura almeno al 15, se non al 18 gennaio. Le ministre di Italia Viva e la titolare del Ministero dell'Istruzione, Lucia Azzolina, hanno spinto per un'apertura immediata, appena dopo l'Epifania. La riunione è durata quasi 3 ore ieri notte, iniziata alle 22, e nella notte appunto è stato trovato un accordo che accontenti tutti. Tra le parti, per il PD, le superiori al 50% di presenza non sono fattibili prima del 18 gennaio. Per le ministre Bellanova e Bonetti invece il rinvio è segno di un caos inaccettabile. Non si doveva arrivare a questo punto quando lo abbiamo detto da mesi, che le scuole avrebbero riaperto a gennaio. In merito alla situazione della somministrazione del vaccino contro il Covid-19, si precisa che l'Italia ha già vaccinato quasi 180.000 persone. Solo nella giornata di ieri, con tutte le regioni che hanno avviato la propria campagna, sono state somministrate oltre 65.000 dosi del vaccino, un dato record nell'ambito dell'Unione Europea. I numeri italiani sono già soddisfacenti perché pongono il nostro paese al secondo posto nel continente per quantità di dosi somministrate, lo sottolineano fonti di Palazzo Chigi all'ANSA. Al momento l'Italia è seconda nell'Unione Europea alle spalle della sola Germania, che però ha potuto contare su una dotazione iniziale superiore, un risultato per il quale dobbiamo ringraziare l'eccezionale lavoro delle donne e degli uomini del nostro sistema sanitario nazionale. Continuiamo a impegnarci in questo grande sforzo per realizzare un piano vaccinale senza precedenti, recita la nota ufficiale. L'Italia è in grado di, in maniera assolutamente competitiva, di giocare partite importanti sulle capacità di generare tecnologia biomedica sofisticata, ha detto Franco Locatelli alla presentazione all'Istituto Spallanzani dei risultati della fase 1 della sperimentazione del vaccino contro il Covid-19. Arriva un'offerta di lavoro per Gianni Lanciano, il rider rapinato qualche giorno fa sul suo motorino a Napoli, da 6 ragazzi che sono stati già quasi tutti arrestati in soli 24 ore. Gianni, 52 anni, è padre di 2 figli ed è stato costretto ad improvvisarsi rider perché non riusciva a trovare lavoro nel suo campo. E da Ottaviano arriva l'offerta per un lavoro da macellaio da parte della famiglia Bifulco, proprietaria di un'azienda importante del napoletano. Siamo pronti ad assumere Gianni Lanciano e anche altri, ha spiegato Bifulco. Cerchiamo professionisti del settore della macelleria e della gastronomia in generale. Saremmo contenti di poter esaudire il desiderio di Gianni di dargli un'opportunità di lavoro dopo il brutto periodo che ha trascorso. Sull'argomento si è anche espresso il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Andiamo ad ascoltare le sue parole. Ma come ho scritto stamattina, è una vicenda inqualificabile, vergognosa, indegna e criminale. Tutta la mia solidarietà al lavoratore derubato e aggredito. Però questa vicenda non deve farci dimenticare che non c'è solo l'episodio criminale, che è un fatto di ordinaria criminalità, se vogliamo. Ci deve far riflettere su come queste persone lavorino in condizioni certe volte anche precarie, difficili e non in sicurezza, e anche come la pandemia sta provocando sempre di più una desertificazione delle nostre città e di come sia necessario un maggior controllo del territorio, perché se la gente non c'è per strada, le strade rischiano di diventare luoghi di scorribande criminali. Questo l'ho detto sin dal primo momento, da molti mesi, e credo che su questo ci sia una sottovalutazione. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha effettuato la sua abituale diretta social settimanale. Questa volta ha parlato delle disposizioni approvate il 31 dicembre. Vediamo un estratto in questo servizio. Come da impegno preso anche personalmente, abbiamo affidato più di mezzo milione di interventi sulle strade cittadine che oggettivamente necessitavano di lavori di manutenzione, perché versano in condizioni sicuramente molto precarie. Abbiamo anche affidato i lavori per completare l'edificio del convento di San Generoso, che oggi ospita soltanto gli uffici del comando della Polizia Municipale, ma in prospettiva, completando appunto l'ala che ancora era oggetto, deve essere oggetto di lavori, e beh, in prospettiva ospiterà altri uffici comunali anche per allungare un po' la città. Noi dobbiamo riempire di contenuti, anche di servizi, luoghi che non siano solo e soltanto in centro città. Abbiamo anche affidato lavori di intervento, di manutenzione,
del castello. Guardate, io ho sempre detto che noi abbiamo un po' di risorse culturali, artistiche, oltre che naturali, dobbiamo investire per il recupero di queste nostre risorse, di questi nostri valori, e lo abbiamo fatto con un intervento che si aggiunge agli altri, non è definitivo, però interveniamo sul camminamento del castello, un altro piccolo tassello che sicuramente farà contenta una parte di città. Lavori anche per il centro sociale Samantha della Porta, per cui in prospettiva abbiamo un interessante progetto che porteremo a termine. Nel frattempo sicuramente c'era bisogno di effettuare lavori di manutenzione sugli impianti e non solo, e quindi li abbiamo affidati. Abbiamo anche sottoscritto convenzioni con associazioni, protocolli d'intesa per la verità, con associazioni di protezione civile e ambientaliste, ad esempio per controllare la vicenda relativa agli abbruciamenti, per controllare le aree verdi e anche per presidiare un po' il nostro territorio cittadino, perché l'aiuto dei volontari sicuramente contribuisce a monitorare meglio il territorio e anche a controllarne l'ordine e il rispetto delle regole. Sono 136 nuovi positivi al Covid-19 nella provincia di Caserta. Secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL locale, i tamponi effettuati sono stati 1.396 per una percentuale di incidenza che scende al 9,7% rispetto al 15,5% della giornata di ieri. Segnalano purtroppo altri 10 decessi. Dall'ultimo bollettino si certificano anche 275 nuove persone guarite. I comuni col maggior numero di attualmente positivi sono Maddaloni con 252 unità, Aversa con 247 casi attivi, Caserta con 230 e Marcianise con 227. Dopo la vittoria di Cagliari torna alla Serie A e domani il Napoli sarà impegnato in casa contro lo Spezia per dare continuità ai risultati, sfruttando anche il calendario che proporrà in campionato 6 medio-piccole di fila in questa giornata di Serie A, in particolare la sfida tra Milan e Juventus che può cambiare le distanze nell'alta classifica. Gli azzurri dovranno confermare l'ottimo approccio avuto domenica in Sardegna anche contro lo Spezia, non snobbando la squadra d'italiano lo Spezia, che finora è stata tra le squadre più convincenti a livello di gioco. Gattuso deve fare ancora a meno di Koulibaly, di Mertens ed ovviamente di Osimhen positivo al Covid-19, ma il recupero completo di Demme può portare a rotazioni anche a centrocampo con l'ex Lipsia in coppia con Bakayoko. In attacco potrebbe toccare a Politano con Zielinski e Insigne, dietro Petagna con Lozano, quindi, che andrebbe in panchina, ma non è da escludere anche l'impiego di Elmas. In difesa davanti a Meret, Isai potrebbe dar riposo a Di Lorenzo, più probabilmente a Mario Rui, con Rachmani che insidia uno tra Manolas e Maximovic. L'appuntamento è fissato per domani alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Capitolo mercato, Malquit richiesto da Fiorentina e proprio dallo Spezia. Con l'uscita del terzino il Napoli potrebbe fare un'entrata. Si parla di Emerson Palmieri del Chelsea, con il quale i rapporti sono ottimi. In attacco invece è difficile cedere Milik alle cifre richieste da De Laurentiis, cioè 15-18 milioni. Llorente è stato bloccato fino alla Supercoppa che si giocherà il 20 gennaio contro la Juventus al Mapei Stadium. Chiudiamo sempre con il calcio, però questa volta con la Serie B. Pesante sconfitta ieri interna per la Salernitana in casa col Pordenone. Gli uomini di Tesser vincono 2-0 contro i campani grazie alle reti di Barison e Dio nella ripresa. I ragazzi di Castori hanno terminato la gara addirittura in 9 per l'espulsione di Capezzi nel primo tempo e di Tacchio invece nel finale di gara. Con questa sconfitta la Salernitana resta al secondo posto a meno 3 dall'Empoli capolista, con il Monza che invece vola a meno 1 dai campani. Per questa edizione di Prima TG è tutto, appuntamento sempre domani sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.